quando ci dico che cose ci hanno a fare che non vedevo io, poi si lamenta. Guardate che capelli che ho, perché oggi troppo a bere, cari amici miei del tubo, troppo, troppo. Ora vi racconto. Avevamo tutte queste nieghe prima. Avevamo tutte queste nieghe perché veramente c'è di uscire pazze. C'è di uscire pazze, ok? Allora, signori miei. Stamattina mi alzo con la novità che apro la porta della scala, perché io tutte le mattine apro la porta della scala e cosa mi ritrovo? Una telecamera puntata nella mia porta. Ho chiesto spiegazioni con tanto di gentilezza e con tanto di calma. Ho chiesto cosa poteva essere questa cosa qui. Dice una telecamera che l'abbiamo puntata nella sua porta, in tutte le porte. Dice perché abbiamo fatto l'albero di Natale. E dice, siccome ogni anno mancano le palline, il puntale, le luci, ritroviamo l'albero, dice, cambiato. Noi lo facciamo in un modo, dice, e poi lo ritroviamo in un altro modo. Dice, le palline vanno cambiando giorno dopo giorno. Non sappiamo chi fa questo gioco. E voi pensate che lo faccio io, Ceresè? Smontatemi subito questa telecamera di qua. Perché questa è violazione della privacy. Questa è violazione della privacy, non me, della privacy, giusto? Non mi potete mettere voi una telecamera puntata per bere residuo. Io mi piglio i palli l'albero di Natale. Ho di bisogno delle palline di loro io, signori miei. Ho bisogno delle palline dell'albero di Natale di loro. Anche perché io quest'anno l'albero non lo voglio fare. Signori miei, ora io, siccome non so resistere nelle cose, prendiamo la scala, acchianavo e ho fatto il fai da te, visto che non mi hanno ascoltato. Io il tempo ce l'ho dato. Ci disse, vi aspetto fino alle 3. Se non levate questa telecamera, signori miei, io certe volte apro la porta pure di mutande. Certe volte, di mattina presto, quando io mi alzo alle 5, di mattina, periodo d'estate, ancora sogno di mutande, apro la porta e mi spazzo davanti alla porta. Scommessa che non posso affacciare manco di mutande! Ho preso la scala, ho fatto il fai da te, eccola qua. Un saccio si sedere, ci ascettavo. E gli fanno fare tutto quello che buono! E gli fanno fare tutto quello che buono! Se vogliono fare controllare, oh, ora. Quella che sta nel pianterreno non ce l'ha montata perché è proprio dove c'è l'albero. Perché non l'ha montata? Per fare vedere chi è, per non fare vedere chi entra e chi non esce. Questa del pianterreno non sa che la telecamera l'ha avuto sempre puntata. E sono i miei occhi! Sono i miei occhi! Io lo so chi entra e chi esce, quindi perché? Perché questo figlio della gallina bianca, figlio della gallina nera, figlio della gallina gialla, figlio della gallina. Ma che cosa sono? Siamo tutti uguali! Telecamera io, telecamera tu! Telecamera lei non ne ha? O no, io, manco io. Ora io la posso collegare per lei. Faccio le videochiamate con i miei figli. È bella, però. E parla pure. Avanti, quando fu? Quando proprio l'ho levata, mi fa. Parlava tipo che saccio, boh, straniera, cioè, se mi interessa, non ti capisco, intanto ti scippo e ti faccio avvenire io. Assurdo, signori miei, assurdo, assurdo. Una bomboniera, la vedete che è graziosa. Veramente bellissima questa, mi piace tanto. Me la metto qua perché mi piace. Quando le bomboniere sono belle, capito tu? Voci ci sono. Non affaccio, non mi interessa, o mi immisco in questo cortile perché è un cortile questa scala. Capito? È un cortile. Come possono osare a pensare che io posso prendere le palline dell'albero di Natale? Fu! Per carità, le ho prese! Le ho prese, ma tempo fa! Perché vedevo l'albero mio che era sconsolato. Vedeva tutto il suo albero chiuso, pieno di palle. C'è bisogno di farlo con tutte queste palle.
tutti ste palle che si trovavano sempre per terra. Nasferravo un po' che macchianavo quando fu e mi messe nel mio albero. Ora c'ho un albero che veramente ringraziando e non ci manca niente. Perché io l'albero me lo faccio vero, ci metto le pere, i mandarini, l'aranci, i limoni, veri, veri, che io vado in tannerbi di Natale, cuoio e mancio. Ancora non l'hanno capito, scusate signori, ancora devo sistemare per sera, però sono applicata a questi discorsi qua. Dico, ne parlo con gli amici miei del tubo, signori miei, e ditemi voi se è giusto che io mi abbiano messo la telecamera di fronte alla mia porta. Ditemi voi, ditemi voi. Vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, vi auguro una buona serata, una buona notte, un buongiorno quando voi guardate questo video. Ciao a tutte, tanto con me non c'è buono. Ma vero?